Forza Italia riparte dal Trevigiano. Sì, Forza Italia continua dal Trevigiano, perché noi siamo una forza moderata, liberale e riformatrice. La presenza di Silvio Berlusconi di questo importantissimo convegno organizzato dal Partito Popolare Europeo e da Elisabetta Gardini ci richiama a parlare di cose importanti e concrete, come siamo noi, un partito di governo. Com'è questa alleanza con Salvini? Guardi, noi siamo, i nostri avversari sono tutti dall'altra parte, sono nei tre poli di oggi, il Movimento 5 Stelle e la sinistra. Il centrodestra è alternativo a queste forze, con Salvini siamo alleati su progetti e proposte concrete, naturalmente c'è anche una competizione leale e interna fra compagni di squadra, noi rivendichiamo la leadership per Forza Italia. Un'alleanza per contrastare Renzi che non piace. No, noi non facciamo mai niente contro qualcuno. Quello è il DNA della sinistra. Noi facciamo le cose per. Noi vogliamo un'Italia diversa da questa della sinistra, un'Italia diversa da questa di Renzi. Vogliamo un'Italia del fare. Meno statalismo, meno assistenzialismo cronico, più libertà, più sicurezza, più economia. Quali sono le richieste, ha detto appunto, sulla legge di stabilità? Ma tutte le richieste di Forza Italia sono state bocciate da questo governo statalista, assistenzialista di sinistra. Ha dovuto mettere la fiducia, perché il governo, per non discutere, pone sempre continuamente la fiducia al governo Renzi. Credo sia il governo che ha messo più fiducia nello spazio di tempo in cui ha governato. Noi avevamo chiesto per esempio 1 miliardo di euro per la sicurezza, che crediamo essere un bene primario per i cittadini. Confidiamo, siamo certi, con il ritorno in campo del Presidente costante e continuo, gli italiani torneranno a votare e a scegliere Forza Italia.